Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata di Robocraft. Un attimo solo, voglio vedere se sta registrando. Ah, ok, bene, tutto bene, si registra. Vi ricordate il robot che avevo prima? Questo. Sì. Con alcune piccole modifiche andando avanti io ho fatto, ma adesso sono passato a tutt'altro. Che avete, penso che avete già intravisto. Bene, sì, mi sono dato alle ali. Ho fatto un aereo un po' più particolare, perché l'ala dietro è un poco più alta rispetto a quella avanti, e per dargli stabilità ho dovuto fare un casino, perché con le ali, ragazzi, non è facile. Dovresti fare qualcosa di bilanciato, ecco. Basta che sposti un qualcosina più dietro che dà peso e l'aereo va a farsi fottere, o gira sul lato, o cade in avanti o cade indietro. Adesso qui ci sta un casino di roba, quindi non riuscirete sicuramente a vedere, ma in pratica c'è la base così dritta, poi qua sale così, tipo come una coda, infatti l'ho chiamato scorpione, e ci ho messo le ali sopra, riempito di reattori. Qua la base, pezzi di elio per alleggerirlo. Qua ho dovuto fare questa, una piccola modifica che ho fatto proprio adesso dietro. Ho dovuto allungarlo perché ho comprato il nuovo reattore per farlo diventare più veloce. Qui davanti aveva peso in avanti, quindi ho dovuto allungare dietro per dare un baricentro, per mettere un baricentro più dietro. Faccio vedere come funziona, come vola. Scusate per la voce e per la tosse, ma sono super raffreddato. Eccolo qui il nostro aereo. Va anche in volo verticale, super potente. L'ho riempito di cannoni a plasma. Ne sono due potenti, diciamo, di livello 2. E poi sono 1, 2, 3, 4, 5 di livello 1. E fanno un botto di danno. Esempio, così. Se lo colpiamo però, giustamente. Ah, è difficile. È nostro. Colpito. Scendiamo in picchiata. Distrutto con un solo colpo. Rotazione. Distrutto. Oh, questo cosa ci vuole colpire? Oh, è duro, eh! È duro da... Distrutto. Facciamo il giro della morte! Cioè, diciamo... Distrutto con un solo colpo. Un po' di lag, non so perché. Questi qui che volano sono un po' più difficili. Ecco, l'ho distrutto subito. Ecco fatto, ci ha distrutto. Noi continueremo la nostra corsa. Però non possiamo girare né a destra né a sinistra. E mio Dio, va bene, usciamo. Va bene, vediamo come va in battaglia. È un po' più difficile perché sono diventato tier 2, quasi tier 3.
quindi non posso aggiungere nient'altro, altrimenti dal tier 3 già qui ci distruggono in tier 2. Se acchiappi il tipo che ti punta, ti abbatte. Figuriamoci poi il tier 3. Poi in questo gioco ho visto che su YouTube stanno giocando due famosi YouTuber come Xander e Ulisse. In effetti è da Xander che l'ho conosciuto questo gioco. E sto incominciando anch'io a fare qualche registrazione così. Ma tanto perché io ci gioco, poi dico, ma perché non registriamo qualche partita, tanto per... Ma poi non so se l'avete notato, penso di no, le ali davanti sono di livello 2, sono un po' più resistenti e riescono a mantenere più peso sotto di loro. Quindi automaticamente dovrebbe diventare più veloce l'aereo. Bene, allora, la cosa importante dell'aereo è che non dovete andare subito contro qualcuno, ma fare da supporto. Questa è una cosa che ho capito e funziona alla grande, perché loro mentre sono distratti a colpire qualcun altro, tu li distruggi. Tipo questo qui ha visto questo qua giù. E noi, mentre lui è distratto, lo distruggiamo. In questo modo. Il guai è che essendo in alto devi capire loro che direzione stanno prendendo e che tu devi sparare un poco più avanti. Mi rubare la kill. Qualcuno ci ha colpito. Ha rubato la kill sto bastardo. Oh, stanno prendendo la nostra base. Stanno prendendo la nostra base. E di qua. Oh no, no, noi stiamo prendendo la loro. Sì. Tosse di me. Ci sta. Ah, è un aereo, è difficile un combattimento aereo contro aereo, eh. Poi dipende pure loro che armi hanno. Perché effettivamente se hai, diciamo, le pistolette qua, le mitragliette, come si chiamano, aereo contro aereo hai un vantaggio molto elevato. Cacchio, non l'ho colpito. Vai che è fermo, quando è fermo è molto facile da colpire. Vai, distrutto. Abbiamo preso. E abbiamo vinto. Mentre ruotavo l'ho colpito. Altri punti. Bene, soldi che vengono bene. Come potete vedere ho anche 45 stelline. E in più altre due. Ho tolto queste due ali di livello 1. Ho messo quelle di livello 2. Adesso ne ho due in più di livello 1. Io quasi quasi l'avrei voluta mettere qua. Così. In questo modo. Così. Però poi sta di fatto che non lo so. L'ho riempito di roba su aereo. Prima era proprio bellissimo, era esteticamente molto bello. Ma questo coso qua davanti Ah, mo man mano lo sto trasformando. Sto cambiando diciamo, l'armatura. Sto mettendo questa qui verde che è un po' più potente. Infatti, mo ho qualcosina di soldi. Fammi vedere qua che ci mancano. Sono 1, 2, 3 pezzi, tre di questi mi mancano. Vediamo se penso li riusciamo a comprare. 1, 2, 3. Conferma. Ok, allora. Quindi. Uno qui. Uno qui. E così.
scusate di nuovo. Allora, qui ho fatto, diciamo, la coda. Mo, qui sotto tengo ancora quelli là vecchi. E penso proprio che lascerò questi, che se mi ci sono un po' più pesanti, almeno mi danno. Quanto pesano? 6 kg. No, sono più leggeri, quindi dovrei cambiare. Allora, due cubi verdi pure. Un po' alla volta, giusto per non sprecare denaro. Ok, due verdi abbiamo detto, vanno qua. E un altro va qua. Così, siamo un po' più potenti sotto. A parte ci andrebbe anche un quadrato lì, vabbè, quello poi... Dovremmo, prima di cosa, sostituire questa parte dietro che è poco resistente. Che la parte anteriore è stata fatta quasi del tutto, quindi qua... Sono 1, 2, 3, 4 cubi verdi. 1, 2, 3, 4. Già facciamo, vabbè. Iniziamo con 3. Poi facciamo qualche altra battaglia. Così. Quest'altro me lo conservo perché altrimenti lo metto lateralmente e mi... Non mi rende instabile l'aereo. A parte che c'ho anche questi lati qua da sostituire. Vabbè, vediamo un attimo se si è creato qualche modifica. Facciamo una prova. Perché vi ripeto, basta cambiare qualcosina. Perché cioè, che fa in modo che l'aereo non vada bene. A parte che abbiamo messo due ali in più dietro. Ma lo vedo che va abbastanza diritto, sì. Gira molto di più adesso però. O è un po' più lento con due, con tre ali, cioè sei ali più che altro, tre dal lato. Non lo so, non è che mi piace chissà tanto. Molto più stabile però forse quando sparo. Ma non saprei. Vabbè, lo scopriremo in battaglia. Quindi, in pratica, qui si devi usare molto la geometria per fare l'aereo, da quello che ho capito, perché deve essere tutto asimmetrico, cioè tutto simmetrico. Asimmetrico, che sto dicendo il contrario. Cioè deve essere uguale sia da un lato che dall'altro. Il peso e gli oggetti devono essere uguali sia dal lato che dall'altro. Infatti io man mano sto sostituendo questi cannoni, sostituendo questi cannoni con quelli di livello 2. A parte che prendono più spazio, sono un po' più pesanti, quindi ad esempio adesso ne ho solo due di livello 2, ne ho messo uno avanti e uno indietro. Questi qua li ho messi, diciamo, sulla stessa linea. Se io avrei messo uno di livello 2, diciamo qua, e l'altro al centro, sicuramente l'aereo penderebbe sul lato dove stava il cannone, sul lato destro, perché era più pesante, e quindi GG. Poi ci sono alcuni oggetti invece che non hanno peso, tipo questo radar, questo qui. Questo serve per non farti vedere dai radar, cioè non esci sui radar. Mentre quest'altro qua serve che qualsiasi nemico che vede un tuo amico lo vedi anche tu sul radar. Quindi è molto utile. Vabbè, poi che più? Oltre a... e poi le ali devono coprire. Vedete le ali? Queste linee qua fanno capire quanto spazio copre queste ali. In che senso? Se voi costruite un aereo e mettete due ali al centro, lo fate più lungo avanti e più indietro, è un poco più difficile da guidare. Tipo come l'ho fatto io, diciamo, queste ali dovrebbero andare un po' più avanti. Anche se io ho allungato questa parte proprio perché l'aereo, essendo molto carico dietro, con quest'ala così, questi propulsori qua con le ali dietro, tendeva ad impennare. Quindi io cosa ho fatto? L'ho allungato, ci ho messo un peso avanti che sarebbe il cannone, allungandolo ho spostato il baricentro in avanti e quindi fino a trovare la stabilità perfetta. Va bene, bando alle ciance. No, che cacchio, sono livello 3. Di poco, ma sono livello 3.
Allora io te lo tolgo questi ali che mi servono una pippa. Vedere. Sono ancora di livello 3. Cazzarola. Ci si rubano a livello 3, perché noi siamo appena a livello 3. Loro saranno tipo un po' più di livello 3. Che cosa andremo a togliere? Allora, visto che ci colpiscono sempre la parte dietro, vediamo se sostituiamo queste parti davanti. Così. Ok, livello 2. Per due blocchi. Tosse, mamma mia. Sto morendo. Ok. Ci siamo, ragazzi. Quindi, tattica del gioco è salire di quota, restando sulla propria base. Lasciare che gli altri vadano avanti, andare a scegliere qualcuno e andare di supporto. Tipo, qua ce ne sono tre, quindi andrò di supporto a questi tre. Tenendoci un po' a distanza. Sono un po' più veloce però io, eh. Quindi salgo un po'. E mi stanno già sparando. Ecco. Quindi mentre prima che cadiamo, cerchiamo di fare qualche punto, ma questo è brutto. C'è sto coso minimo. Non lo so come ha fatto. Ah, questo qui ho cercato di farlo anch'io. Anche se secondo me questo è sbagliato, eh. Questo rimane sospeso in aria grazie a dei reattori e poi tiene tutti i contenitori di elio. Però cosa fa? Lui tiene sti cannoni che non servono a un cacchio su questo coso. Qua ci doveva mettere ci sono dei plasma cannon che sono tipo da cecchino. E ci mettono un botto per caricarsi, però una volta carichi con un colpo ti distruggono tipo 6-7 pezzi dell'armatura, se non ti one shotano proprio, perché se riesci a colpire per la cabina ti distruggono. L'unica cosa è che rimani fisso, diciamo, dove stai tu dalla tua base, non ti riesci ad allontanare. No, il spizzo, voglio dire, questo che sta combinando. No, effettivamente fa danno, eh. Vabbè, non ci interessa. Ma almeno facciamo una partita in cui faccio qualcosa, cioè, non so. Mi distruggono subito. 0 punti, 0 soldi. Un cacchio di niente, madonna. Allora, entriamo subito in battaglia, basta. No, no. È vero che sto male, però. Ma che caspita. Se continuo così non aumenterò mai di livello. Tutto che studio la tattica, sai, rimani indietro, eh. E mi distruggono. Bene. Allora, mo li raggiriamo. Proviamo quest'altra tattica. Li raggiriamo, perché se sali troppo ti vedono subito però, eh. Oh, ma il volume è un po' alto, non si capisce, una merda cippa. Oh cacchio, per abbassare il volume non ho guardato dove stavo andando. Allora, ci nascondiamo tra le montagne.
Però se viene qualcuno qua ci distrugge, che siamo proprio esposti al massimo. Infatti adesso ce ne saliamo. E vediamo di colpire da dietro. Adesso cerchiamo di salire un po'. Così è un po' più difficile da colpire. Meno credo. Oh, ho sbagliato. Gira, 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 gira. No, perché una volta mi sono incastrato là. E mo ci andiamo a fare questo qua. Se no, si è mosso. Si deve fermare. È molto più facile da colpire. Colpito. Colpito, vai. Distrutto, vai. Non del tutto. Però quasi distrutto. Vai, lo brisco due alla volta. Oh no, mi hanno visto. Scendiamo giù, scendiamo giù. E andiamo a colpire questo. No, le montagne. No, no, mi hanno visto. Scappiamo. Cazzo. Abbiamo vinto. Oh, abbiamo vinto. Chi cacchio è che mi sparava? Abbiamo conquistato la loro base. 215, vittoria 135, totali 350 RP, sono pochissimi. E 2 stelle. Anche perché se riesco ad andare alla base, atterrare sulla base, cioè cercare di conquistare la base, me ne dà molto di più. Con l'aereo è difficilissimo, perché dovresti atterrare, sei proprio vulnerabile al massimo. Mentre quando usavo l'altro robot, mettevo lì, male che vado, scappavi. Bene ragazzi, facciamo l'ultima battaglia e poi magari vi saluto e magari farò una nuova registrazione se ci saranno novità, magari come farò qualcosa di soldi per diventare tier 3, inizio a registrare per le eventuali modifiche del caso. Sarò meglio, Vai, siamo partiti. La tattica mi ha funzionato, riproviamo. Giriamo di qua. Ci andiamo sopra le montagne. Se non mi sbaglio qui sì, si può andare. Giriamo il nemico. Però è un po' lento, lo sai. Vorrei comprarmi un altro reattore di quello lì molto potente. La con due. Vai, facciamo un po' di danno a questo. Oh cacchio! Ma bastardo! Abbiamo capito che se si distrugge, l'ho detto. Però non riusciamo a colpire. Mannaggia la miseria. Tutti noi la acchiappiamo questi qua. Siamo bloccati in base, ha distrutto anche. Cioè tutto. Siamo arrivati qui, dobbiamo aspettare la morte. Un po' più alto. Ah, si muove il bastardo. Cioè se lo colpisco ho
più alto. Credo. Sì, così. No, niente. Colpito! Ah, fammoc! Ah! Bastardo! Ecco quello che ti meriti! Yeah. Quindi aspetterò qui che finiscono di... Finiscono! Che finisce la partita. In modo che ho colpito quello, prenderò anche quei punti, tipo l'uccisione. E intanto sparerò a cazzo. Ma se colpisco qualcuno... Tosse di merda. Se sparo qui non cammino. Di poco. Però adesso che man mano potremo avvicinarci. Dai, ci arriveremo prima o poi. Non siamo molto lontani. Quasi quasi vorrei staccare il video, però poi dopo non vedete quanti punti ho fatto. Anche perché sono curioso anch'io di vedere, quindi figuratevi voi. Quell'uccisione che ho fatto da quel bastardo che mi ha distrutto l'aereo. Ok, abbiamo vinto, dai. Vediamo. Un kill, 75 RP. Non c'è male, dai. Oh, 3 stelline però mi ha dato. Quante stelline abbiamo di livello 2? 51, ragazzi. Abbiamo 51 stelline. Che cosa potremmo comprarci? 51 stelline di livello 2. Di livello 2 ci sta questo qui, ma non ci interessa perché noi abbiamo preso questo qui di livello 5. Però... c'è questo top mount SMG livello 2. No, questa è stellina 1, stellina 1, stellina 2, 16 per sbloccare questo. Vabbè, ci blocchiamo. Questi ci vogliono 16 sempre di livello 2. Ci blocchiamo anche questo. Poi qua arriviamo a livello 3 e quindi non possiamo fare nulla. Livello 2 che c'è, 15 per sbloccare questo tipo di ruote qua. Altre 15 livello 2 per sbloccare questo tipo di ruote qua, ma non abbiamo solo 4 adesso, quindi... Ah, potevo sbloccare questo, che scemo. Era meglio. Rail Cannon livello 3. Sì, in pratica vi faccio vedere, io stavo facendo questa costruzione, anzi l'avevo fatta, solo che poi mi sono preso dei pezzi di vicino. In pratica qui c'erano tutti i pezzi d'elio, e a fianco c'erano i reattori. Sotto ho messo questi cannoni, lui in pratica volava verso l'alto, stavi lì, aspettavi, come si avvicinava il nemico, pam! Lo distruggevi. Questo è tutto. Niente di che. Poi questo è il solito altro mio robot. Qual è? Questo qui. Che era quello lì che stavo usando con queste eliche. Però questa parte qui mi dà il bonus per 2. Mentre quello che sto usando io adesso non me lo dà. Quindi quasi quasi distruggerei questo. E costruirei un altro aereo qui. Anche se sono sicuro che uguale a quello non lo riuscirei più a fare. Questo è il guaio. E a me quello lì mi piace troppo. Questo qui mi piace troppo. Anche se mo aggiungendo tutti questi pezzi di bellezza proprio non è che fosse il massimo. Ci proviamo a farlo da capo? Non lo so. Ci metterà un sacco di tempo però. Penso per questo episodio sia tutto. Sì, siamo già a 29 minuti di registrazione. Ragazzi, nel prossimo episodio, vai, ci sto. Costruiremo un aereo insieme. Distruggo questo qui che ho e andiamo in quell'altro garage che c'è il per 2 e ne faremo uno nuovo da capo, da zero. Credo che ci riusciremo.
Ciao a tutti, da Zerk è tutto, io vi ringrazio per la visione. Vi invito come al solito ad iscrivervi al canale, alla pagina Facebook o su quella di Google Plus, anche se quella di Google Plus non è che sia tanto attivo, e poi non è nemmeno quella di Facebook, però se vi iscrivete al canale mi fate davvero felice, perché si vede che quello che sto facendo un po' vi piaccia. Va bene, io vi ringrazio, alla prossima. Ciao a tutti!